Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Andiamo in provincia di Chieti dove il presidente Mario Pupillo ha illustrato oggi le proposte dell'ente che riguardano l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan, i fondi che arriveranno dall'Europa stanziati per la ripresa nel post-emergenza. Allora vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Presidente, oggi ci sono le proposte della provincia di Chieti per quanto riguarda i fondi del Recovery Plan, come potrebbero e come potranno essere spesi. La provincia di Chieti cosa dice? Beh, abbiamo fatto un ottimo lavoro e devo ringraziare la struttura dirigenziale e tutti i funzionari e collaboratori dei dirigenti, perché abbiamo impaginato una serie di progetti che noi abbiamo inviato ovviamente alla Regione e al Ministero, perché noi abbiamo dei compiti. I compiti sono la viabilità, sono quelli dell'edilizia scolastica, della mobilità sostenibile e poi, avendo anche una società come l'OPS che si interessa di informatica, anche la transizione digitale. Questo è un aspetto importante della mobilità sostenibile con la via verde, quindi abbiamo impaginato diversi progetti, questo è il faldone che è enorme perché non vi voglio annoiare, che noi abbiamo voluto presentare proprio perché la provincia in questa fase così complicata di transizione anche amministrativa può recuperare quel ruolo fondamentale che serve al territorio. Lo abbiamo inquadrato ovviamente coordinandoci anche con la Regione per alcune opere strategiche sulla viabilità, soprattutto sull'edilizia scolastica, che è quella carente su cui noi dobbiamo puntare sia su efficientamento e su quello che poi è l'adeguamento sismico e la nuova costruzione di scuole. Questo è il libro dei sogni, diciamolo, no? Francamente, ai nostri cittadini, perché il Recovery Plan ci ha invitato a ragionare alla grande, perché invece le amministrazioni, quelle comunali e provinciali, ragionano sempre in condizioni di sofferenza di fondi. È chiaro che non tutto quello che noi abbiamo chiesto potrà essere approvato, ma il concetto era quello. Intanto noi abbiamo fatto una ricognizione e quindi una strategia di programmazione che servirà per i prossimi anni. Ora, se il Recovery Plan, come noi speriamo, possa dare fondi sui nostri progetti, allora anticiperemo quelle che sono le nostre progettualità. E proseguiamo perché c'è un grande dibattito nel Paese rispetto alla determinazione del coprifuoco per quanto riguarda le riaperture a partire dal prossimo lunedì. Si sta discutendo se estendere l'orario almeno fino alle 23. Il presidente dell'ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, interviene in questo dibattito dopo la decisione appunto di riaprire le attività, sebbene con degli scaglionamenti. Secondo D'Alberto occorrerebbe introdurre un criterio di modularità per valutare passo dopo passo l'andamento dei contagi, soprattutto nel mese di maggio, quello più cruciale. Allora vediamo insieme il servizio. Dobbiamo dare fiducia e soprattutto preoccuparci non solo e non tanto dell'orario, ma preoccuparci di come garantire le aperture, di come gestire appunto gli spazi. Non è il quando aprire, ma il come farlo a preoccupare i sindaci che per bocca del presidente dell'ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto esprimono parere favorevole al calendario delle riaperture proposto dal governo a partire da lunedì. Il dibattito politico di queste ore però è tutto concentrato sul coprifuoco alle ore 22. A livello nazionale c'è una spaccatura netta nella maggioranza tra gli aperturisti capeggiati dalla Lega, che ne vorrebbero un'estensione almeno fino alle 23, e i rigoristi dell'area di centrosinistra, che sarebbero favorevoli a non toccare per il momento il limite delle ore 22 all'uscita fuori casa. Nel mezzo, come sottolinea anche D'Alberto, ci sono le esigenze delle attività commerciali, soprattutto di quelle legate alla ristorazione, che aspettano questa boccata d'ossigeno e l'estate dopo un inverno di agonia. Il timore però è che, complice una campagna vaccinale con numeri ancora troppo bassi, ci si ritrovi con un'impennata dei contagi proprio nella bella stagione. È un
decreto che prevede delle misure fino al 31 luglio, anche quella del coprifuoco, probabilmente sarebbe da rivedere attraverso un criterio modulare, magari andando per step e intervenendo sul mese di maggio, che è un mese molto importante, sarà un mese di transizione perché è il mese della riapertura, ma è anche il mese nel quale la campagna vaccinale dovrà avere la sua intensificazione, e quindi potremmo intervenire anche gradualmente anche sul coprifuoco, perché rischieremmo di adottare oggi delle misure che comunque, in ogni caso, ricordiamolo, possono essere riviste anche successivamente, ma che da qui a due mesi potranno essere forse eccessive rispetto alla condizione che viviamo e soprattutto alle esigenze. Nei centri del Sangro Aventino i militari dell'esercito stanno portando avanti le vaccinazioni a domicilio, dando così un importante sostegno alla campagna anticontagio. Vediamo il servizio. La missione questa volta è davvero speciale ed è di quelle salvavita. Portare il vaccino contro il Covid-19 a casa di persone, per lo più anziane, impossibilitate a recarsi nei centri vaccinali. Protagonisti sono i militari inviati dal Comando Logistico dell'Esercito nell'ambito dell'operazione EOS del Comando di Vertice Interforze della Difesa, giunti a supporto dell'ASL di Chieti per la campagna vaccinale domiciliare. La task force di 4 unità è stata destinata dalla direzione ASL alle aree interne del Sangro Aventino, un territorio vasto e caratterizzato da una rete viaria che certo non favorisce la vaccinazione, in molti casi rivolta ad anziani che vivono in contrade lontane dai centri urbani. Grazie ai militari, dunque, è stata impressa un'accelerazione alla campagna vaccinale, partita da Montenero Domo, Torricella Peligna e Gesso Palena. Ad accogliere l'equipe sono stati i sindaci, che si sono anche prestati ad accompagnare nel domicilio delle persone da vaccinare, molte delle quali fuori dal centro abitato. Calorosa l'accoglienza riservata ai militari. Nicola Stropiano, medico proveniente dall'Accademia di Modena, alle infermiere Sara Del Duca, in arrivo dal 235esimo RAV Piceno, e Giulia Del Valli, in forze al centro selezione VFP di Roma. Con loro anche Domenico Leo, del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila. Il nostro impiego durerà all'incirca due mesi, effettueremo delle vaccinazioni a domicilio nel territorio dell'ASL di Chieti, in particolare nel distretto di Atessa della Val di Sangro. Io e i miei colleghi siamo molto felici di questa opportunità che ci è stata offerta e ringraziamo inoltre l'ASL e le autorità locali per la loro accoglienza e la disponibilità dimostrata. Uomini e donne dell'esercito vivono questa attività animati da senso del dovere, passione e dedizione, che fa di loro professionisti del bene comune. Gli anziani malati delle aree interne, fragili come cristalli, si salveranno dal virus grazie anche a questi militari, che hanno portato un raggio di sole e uno spiraglio d'azzurro in un cielo pieno di nuvole. E adesso voltiamo pagina con una notizia che riguarda i trasporti. 10 nuovi bus vanno ad arricchire il parco mezzi della TUA in concomitanza con la riapertura delle scuole. I bus sono prodotti dalla Iveco, del tipo Crossway Low Entry Euro 6, da 12 metri di lunghezza. Gli autobus della TUA saranno da subito destinati ai servizi di trasporto pubblico gestiti dalle sedi TUA sul territorio regionale. Sono dotati di emettitrici validatrici di titoli di viaggio, di POS per la bigliettazione con carte di credito, di un sistema contapasseggeri alle porte, del sistema di controllo video della retromarcia e della porta posteriore, di un computer e rete telematica di bordo per l'interfacciamento in tempo reale con la centrale operativa, oltre ad impianti di climatizzazione con regolazione automatica e separata tra zona passeggeri e posto guida, la cui portata consente il ricircolo dell'aria nell'abitacolo ogni minuto. I nuovi autobus presentano tra l'altro l'impianto di spegnimento automatico degli incendi nel vano motore ad acqua nebulizzata e sistema elettronico di sicurezza della frenata e della stabilità. Proseguiamo adesso con il nostro giornale. La pagina sindacale ci porta a parlare della Brioni. Incontro questa mattina fra i sindacati e i lavoratori dei tre poli nell'area Vestina per un aggiornamento sul piano industriale 2021-2025, illustrato dall'azienda e le cui prossime mosse gli stessi sindacati porteranno sui tavoli di confronto. Vediamo il servizio di Stefano Recanati.
Seppur tra le tante difficoltà dettate dalla pandemia, in modalità online si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali, territoriali e i lavoratori di Brioni Roman Style. In questo frangente, le rappresentanze di Wiltech Will, Femca Cisle e Filctem CGL hanno illustrato la situazione ai circa 1200 dipendenti, riportando le decisioni prese dall'azienda, ovvero la razionalizzazione dei costi e il ridimensionamento dei 3 stabilimenti dell'area Vestina, che sfocerebbero nel taglio di 320 dipendenti. Allora, la situazione è molto tesa, i lavoratori sono preoccupati per il loro futuro. Ovviamente noi non abbiamo altre novità perché siamo rimasti, i tavoli si devono ancora aprire, siamo convinti di creare un percorso, anche di noi puntiamo molto sul rilancio di questa azienda, perché gli ammortizzatori sociali sono, gestiamo la situazione al momento, ma il piano industriale è la parte fondamentale, perché lì c'è un piano industriale che prevede un futuro, quindi noi vogliamo che l'azienda si impegni realmente questa volta a creare le condizioni per il rilancio reale, perché fino adesso non c'è stato e gli operai hanno pagato molto questo scotto. È chiaro che il percorso che ci siamo stabiliti di fare è quello giusto, creare tutti gli strumenti che siano atti a dare un impatto sociale meno pesante, e quindi trovare con l'aiuto delle istituzioni, quindi ribadiamo che la Regione sia sul tavolo per come c'è stata fino adesso, quindi anche nel futuro, per trovare tutti quelli che sono gli strumenti atti a ridurre sia il numero degli esuberi, così come l'impatto sociale. Intanto presso il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro sulla crisi del settore moda causata proprio dalla pandemia, a cui ha partecipato anche il Ministro Giorgetti. In questo tavolo di confronto proprio il Ministro ha deciso di attivare presso il MISE un tavolo della moda permanente. Inoltre con il Ministero del Lavoro è stata convenuta invece una convocazione urgente per la proroga della cassa Covid per il settore a tutto il 2021. Le nostre segreterie nazionali hanno chiesto che per la moda venga prolungata la possibilità di utilizzare la cassa integrazione per Covid, quindi se ci fosse questa possibilità, e quindi chiediamo che ci sia questa possibilità, aiuterebbe a gestire meglio la situazione. Per quanto riguarda l'assemblea è stata molto partecipata e ci sono state molte domande, ovviamente le persone sono comunque consapevoli adesso della situazione, non è stato facile coinvolgerle, però adesso abbiamo uno strumento per coinvolgerle continuamente. Torniamo a Teramo, novità per quanto riguarda i servizi educativi dell'infanzia. Si pagherà a seconda del modello ISEE, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al reddito. Esenzione per la fascia con ISEE inferiore agli 8.000 euro. Sentiamo. La novità di oggi è fondamentale nel percorso che stiamo scrivendo per andare ad innovare e a continuare a investire sul servizio educativo della città di Teramo. Abbiamo proposto una rimodulazione, una riorganizzazione del sistema di tariffazione richiesto alle famiglie, che va finalmente incontro ad un disegno che vuole i servizi educativi come un servizio universale, come una patente di cittadinanza da dare ai nostri bambini, alle nostre bambine, alle loro famiglie, sin dal momento della loro nascita, e quindi una rimodulazione del servizio che prevede la gratuità dell'intero servizio per quelle famiglie che vivono condizioni reddituali di maggior difficoltà, e dagli 8.000 euro di ISEE in su invece una tariffazione puntuale che va a calcolare al centesimo quella che può essere la contribuzione che, secondo i principi di equità, di giustizia sociale e di progressività, deve essere richiesta alle famiglie. Questo evidentemente ci colloca nel giusto spazio attraverso una collaborazione che va avanti da tempo con Teramo Children e col gruppo nazionale Nidi Infanzia, per far sì che questo servizio appunto sia un servizio universale, non più un servizio a domanda individuale, un servizio di qualità, un servizio che sia rivolto a quanti più bambini possibile sul nostro territorio, una riforma che abbiamo fortemente voluto quest'anno, quando, se tutto andrà come speriamo, dal prossimo anno finalmente l'amministrazione comunale tornerà a gestire 6 strutture e tornerà a poter accogliere fino a 300 bambini. Evidentemente un segnale di vicinanza, ma soprattutto una volontà chiara da parte dell'amministrazione di continuare a investire sui servizi per la prima infanzia.
Voltiamo pagina adesso. A Chieti è stato trovato un mosaico risalente all'età romana. È stato rinvenuto durante gli scavi in corso per il rifacimento di Piazza San Giustino. Venuto alla luce a Chieti nell'ambito degli scavi finalizzati e lavori di riqualificazione di Piazza San Giustino, il mosaico romano di cui parlava tempo fa lo storico Vincenzo Zecca. L'annuncio è arrivato da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti, ora al lavoro sulla sua contestualizzazione nell'antico ambito urbano, rinvenuto a poche decine di centimetri sotto l'attuale piano di calpestio. Questo mosaico era atteso come ritrovamento, nel senso che era già noto dal 1820, quando fu ritrovato da Zecca nel corso dei lavori che furono fatti per la cisterna che gli sta accanto, la grande cisterna che gli sta accanto, che in parte ne ha provocato anche la perdita. Quindi il mosaico non è intero, il mosaico è un'altra delle testimonianze che ci dice della frequentazione antica e già in età romana ben attestata del Colle Gallo, che non dobbiamo immaginare con la conformazione attuale, ma aveva una conformazione orografica molto diversa, sconvolta nel corso dei secoli dalle frequentazioni successive, buon ultimo dai lavori ottocenteschi che sono stati eseguiti. Quindi il mosaico è importante perché ritorna ancora una volta fuori una traccia dell'epoca della vita romana, dell'epoca classica e della continuità che nel colle si è avuta come frequentazione e come vita. Vedremo adesso, proseguendo lo scavo, che estensione ha questo mosaico e faremo poi, insieme a tutto il resto di quanto è venuto fuori, valutazioni, studi, come capite bene adesso siamo in una fase di apprendimento di dati, questi dati vanno rielaborati, vanno diciamo letti tutti insieme e a quel punto potremo anche capire meglio e dare delle spiegazioni scientifiche e storiche anche più adeguate a quelle che adesso magari sono solo supposizioni. A Montesilvano il Comune e Formula Ambiente hanno dato vita al primo centro del riuso sul territorio, una iniziativa per spronare i cittadini a non buttare in discarica oggetti che possono essere ancora funzionanti e utili ad altre persone. Vediamo il servizio. Inaugurato e già operativo il secondo centro del riuso presente in Regione Abruzzo, il primo per quanto riguarda il comune di Montesilvano. Questo grazie all'intuizione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ottavio De Martinis e da Formula Ambiente, che gestisce la raccolta differenziata nella città adriatica. Tanti benefici per il territorio, sicuramente quello del rispetto dell'ambiente, perché tanti materiali che magari anche buoni oggi possono essere appunto riciclati. Sarebbero diventati rifiuto e magari, perché no, anche in alcuni casi depositati, come spesso accade purtroppo tristemente sul territorio. Ma al di là di questo beneficio poi ce n'è un altro, come dicevi, di natura sociale, perché magari ci sono degli oggetti che per qualcuno non rappresentano più un'utilità, ma ci sono famiglie invece, altri soggetti che ne hanno davvero bisogno, e quindi ecco, sia un discorso prettamente legato all'igiene urbana a un discorso sociale, e questo la dice lunga su quanto oggi sia importante questa giornata. Situato nel vecchio mattatoio di Via Nilo, adiacente al centro sportivo Unicentro, nello stabilimento in questa prima fase sarà possibile conferire tutti quei materiali a cui è possibile dare una seconda vita, mentre gli interessati potranno richiedere di portarsi a casa questi oggetti, il tutto rispettando il regolamento disponibile sul sito di Formula Ambiente alla sezione riguardante il comune di Montesilvano. Qui i cittadini potranno venire e portare i materiali ancora in buono stato di conservazione per poter essere poi da altri cittadini presi gratuitamente. Ecco, da diversificare il tema dei rifiuti con il tema del riuso.
Certo, i cittadini qui porteranno dei materiali che saranno riutilizzati da altre famiglie, mentre nei nostri centri di raccolta, uno già esistente, uno aprirà da qui a un mese, i cittadini possono disfarsi di quei materiali che sono ormai inutilizzabili. Il Comune ci ha messo a disposizione questo spazio non più utilizzato, noi gli diamo una nuova vita, come questa struttura è stata pensata proprio per dare una seconda vita alle cose. In un periodo di crisi economica dove tante famiglie sono in difficoltà, pensiamo che sia una risposta efficace ai bisogni delle persone e anche per essere operativi e concreti verso la transizione ecologica. Passiamo adesso allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, scende da 8 a 6 il numero dei biancazzurri componenti il gruppo squadra positivi al Covid-19, una bella notizia anche se fino al risultato del prossimo ciclo di test che si conoscerà in serata, la ASL non deciderà di anticipare la scadenza del provvedimento sanitario che impone alla squadra di svolgere allenamenti soltanto individuali fino a lunedì. Ricordiamo che la partita con la Virtus Entella è in programma nella giornata di martedì e infatti prosegue la preparazione per l'impegno, il recupero contro appunto la Virtus Entella. Diversi dubbi del tecnico Grassadonia che, oltre a verificare la condizione generale della squadra che non può allenarsi in maniera unitaria, dovrà valutare la condizione di Bocchetti, Drudi e De Sena, con i primi due difficilmente recuperabili ed il terzo in dubbio. Adesso passiamo alla Serie D, quarta vittoria in 5 partite per il Pineto che batte 2-0 il Matese nel recupero che è stato disputato ieri pomeriggio al Mariani Pavone. Il servizio di Andrea Costantini. Il Pineto esce alla distanza, sfrutta la qualità della panchina e con un gran finale di partita si impone 2-0 sul Matese e interrompe a 16 la striscia di risultati utili consecutivi dei campani. Pomante riparte dal 3-4-3 con tre novità rispetto alla partita vinta con le Rieti. Ci sono Pepe, Baldinini e Sernaz al posto di Bertolo squalificato, Esposito e Minincleri che vanno in panchina. Nel 4-4-2 di Urbano ci sono i rientri di Cassese e Iannetta al posto di Buonocore e Setola. Il Pineto parte forte, già dopo 40 secondi fiora il vantaggio, percussione centrale di Sernaz che serve Romano, il cui diagonale scheggia la base del palo. Ancora Pineto al decimo con la punizione di Minnozzi che finisce non lontano dalla porta di Palombo. Il Matese non resta a guardare, anzi al quarto d'ora c'è il primo squillo delle parti di Mercorelli quando Barone pesca sul secondo palo Adusa che di testa spreca. Proprio Adusa è molto attivo sulla destra, dopo un paio di minuti il ghanese pesca in area Abreu che gira sopra la traversa. Si gioca a buon ritmo, la partita è godibile e il Pineto si rivede con pericolo. Alla mezz'ora Albanese sfiora il cross di Della Quercia, sbuca Sernaz che di petto non riesce a impattare felicemente. Velenosa al 42esimo la punizione di Langellotti che passa tra una selva di gambe, ma Mercorelli è sicuro. Nella ripresa gara incanalata sull'equilibrio e che si fa più bloccata, così Pomante cerca forze fresche dalla panchina, al 12esimo dentro Esposito e Minincleri, i due goleador antirieti, fuori Baldinini e Sernaz, ma la prima azione saliente del secondo tempo al quarto d'ora è della compagine matesina quando il capitano albanese svetta sugli sviluppi di un angolo. Ancora Matese al 20esimo quando Galesio anticipa tutti e incorna il traversone di Barone. L'occasionissima invece arriva per il Pineto. Un minuto dopo Minincleri appoggia per Minnozzi la cui botta mette in imbarazzo Palombo che devia sulla traversa. Il portiere si riscatta subito neutralizzando il tap-in di Minincleri e subendo una carica sul secondo tentativo del giocatore pinetese. Pomante si gioca anche la carta Ciarcelluti per Romano ed il neoentrato lavora un buon pallone per Minnozzi, il quale cincischia per poi aprire per Della Quercia, il quale conclude alto. Urbano nota una lieve flessione e opta per il primo cambio al 31esimo, Riccio per Abreu, ma il finale di partita del Pineto è impetuoso e passa ancora per il talento di Simone Minincleri che al 34esimo avanza e dai 20 metri fa partire un sinistro che stavolta non lascia scampo a Palombo. Terzo gol consecutivo per l'ex aquilano. Si sblocca la partita e crollano le convinzioni matesine. Il Pineto ne approfitta e un minuto dopo sferra il secondo colpo letale agli avversari. Maglie del Matese larghe, un invito a nozze per la progressione di Ciarcelluti che fa tutto alla perfezione e chiude la contesa. Una vittoria che consente al Pineto di uscire dalla zona playoff con un ritmo notevole, 14 punti nelle ultime 6 partite. Per il Matese un KO che non scalfisce l'ottima stagione fin qui disputata.
Lasciamo il calcio adesso, parliamo di volley, ma restiamo a Pineto. Un ABBA Pineto ai limiti della perfezione, ha superato Aversa in 3 set passando il turno. Ora per i pinetesi c'è l'arduo scoglio di Motta di Livenza. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Stravince gara 3 e passa ai quarti un ABBA Pineto caricato a 1000, travolgente, bellissimo, strappa applausi in una serata che evoca una certa tempesta, perfetta. L'Aversa sottotono perde a 12, 14, 16 set in soli 67 minuti ed è tutto dire. Impeccabili a muro i ragazzi terribili di Rosichini, 13 cortine vincenti, oltre a 7 ace, attacco al 71%, ma anche battute finalmente determinanti e ricezione di ottima qualità fra il 73 e il 32%. Il tutto sospinto in particolare dalla vena, e non solo ieri, di Tim Held con cifre bulgare per l'Italo-Olandese. 18 punti, 86-43 a ricevere, 3 ace, 2 muri vincenti e addirittura, udite udite, 100% in attacco con un 13 su 13. E ora, nei quarti, l'ABBA Pineto affronterà il forte Motta di Livenza, domenica 25 in Veneto, gara 2 in Abruzzo, domenica 2 maggio, eventuale bella, mercoledì 5 maggio in terra trevigiana. Chiudiamo con una notizia di calcio a 5. Nei quarti di Final 8 di Coppa Italia maschile, che si stanno giocando a Rimini, la Colormax Pescara è stata battuta da Pesaro per 5-2. I gol sono stati segnati tutti nella ripresa dagli ex Cuzzolino su un rigore contestato e Borruto, doppietta del portiere Miarelli e ancora di gol di Cuzzolino. Per il Pescara segno Capitan Coco e Quintanairos, espulso mister Paolucci che ha contestato un rigore non concesso sul 2-0, e questa sera alle 20:45 ci sarà l'esordio nella Final 8 di Coppa Italia dell'Acqua e Sapone Unigros contro il Dawson. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul nostro canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velo, tutta dedicata al mondo del ciclismo. Grazie ancora, il TG6 torna alle ore 19.